Bentornato nel mio canale YouTube. È bello vederti. Auguro a te e alla tua famiglia una buona giornata. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è martedì 17 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Luna storta, tipico del martedì. Martedì, giorno della luna, peccato che oggi voi l'abbiate storta allo zenith, per giunta conflittuale con Marte e Mercurio, che dal segno opposto vi danno contro. Inevitabile beccarvi con il partner o, in sua assenza, con chiunque viva con voi gomito a gomito, e meno male che dal terzetto oggi esce Venere, cambiando di segno, meno implicazioni sentimentali, dunque, ma questo non vi protegge dall'animosità. Anzi, senza lo scudo dell'affettività rischia di esacerbarla. Contrariati dal rifiuto di chi condivide con voi la vacanza di seguirvi in un'escursione impegnativa che richiede fisico sportivo, attenzione e coraggio, che si tratta di kite surf, free climbing o immersione. Non tutti sono del parere di rischiare la pelle per aggiungere una tacca al diario dell'avventura, certo, voi continuate a contare sulla protezione di Giove alle spalle, ma gli altri segni non hanno questa fortuna, perciò fate bene una ragione. Uomo astuto e imbonitore, probabilmente sposato o impegnato che tenterà o sta tentando di ingannarvi e di carpire la vostra buona fede. Il vostro partner potrebbe essere infedele e molto astuto nel nascondere qualche tradimento. Tradimento in vista, una persona che conoscete, magari particolarmente bene, vi sta raccontando menzogne, è particolarmente bugiarda e sta tentando un inganno alle vostre spalle. Persone sgradite in arrivo, visite noiose e pericolose. In fondo oggi potreste pensare di organizzare una vacanza o un viaggio, anche all'estero, scegliete tra le varie proposte delle migliori agenzie di viaggio. Ricordate che le proposte economiche possono riservare delle sorprese. Cercate di essere più fedeli e meno trasgressive. Con il tempo potreste trasmettere un'idea di voi sbagliata. E non potete permettervelo. Problemi con riparazioni e garanzie di elettrodomestici ed apparati elettronici, problemi anche di una certa rilevanza per i nati di venerdì in particolare. Nuove situazioni, la Luan premierà i tuoi sforzi passati e ti metterà nelle migliori condizioni per vivere una vita sentimentale come la desideri. Cambia taglio di capelli. Vesti in modo nuovo. Regalati un nuovo profumo. Oggi vi sentirete piuttosto deboli emotivamente e non sarete in grado di affrontare a viso aperto alcune persone che vi creano problemi. Per oggi meglio rinunciare a qualsiasi scontro o discussione. Oggi sarete le vittime sacrificali di amici, parenti e colleghi. In parte vi sentirete incompresi e potrebbe capitare di sentirvi derisi, ma sappiate che è in parte frutto della vostra immaginazione. Oggi sostenete le vostre ragioni con tutte le vostre forze, e non badate se qualcuno si mostrerà seccato nell'ascoltarle. In fondo sa che avete ragione solo che ammetterlo gli fa male, tanto male. Forti emozioni. Otterrete dei vantaggi da tutto ciò che è segreto. Soldi in arrivo. Una persona che in passato è stata importante si farà risentire. La persona che vi sta accanto potrebbe ingannarvi. Prestate più attenzione alle sue mosse. Se volete salvarvi dagli intoppi, cercate di lavorare sodo e, una volta tornati a casa, rimboccarvi le maniche. A volte fate progetti troppo surreali, in cui non considerate voi stessi e i vostri limiti. In questa giornata avrete una prospettiva più completa della vostra situazione sentimentale, che in questi giorni vi ha provocato alcuni dubbi ed alcune incertezze. Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner. Configurazione ottimale, con una quasi totale assenza di aspetti negativi in questa giornata che segue il Ferragosto 2021. Urano è in fedele appoggio al vostro segno dall'amico Toro e vi assicura una forma psicofisica strepitosa. Giove, Plutone e Saturno invece, sono ospitati tra Capricorno e Acquario, aumentando le vostre ambizioni in generale, specie se siete nati nella terza decade. Sentite il bisogno di recuperare, nello sport e nell'attività fisica un po' dell'energia che adesso appare sopita. Forse ci sarà la necessità di declinare alcuni inviti e ritrovi con amici cui avevate inizialmente assicurato la vostra presenza. Niente di grave in ogni caso. Avete vissuto una crisi nel recente passato?
Ora potreste fare fatica a ritrovare l'amore, a lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, meglio essere prudenti con i nati sotto il segno del leone e del toro. Usate bene la testa. Attenzione a non ricadere nella trappola dei sentimenti. Devo dire che il tuo segno è molto romantico e anche quando vuole fare il duro non ci riesce, quindi è estremamente importante che tu abbia a fianco una persona davvero reale. Non avete particolari controindicazioni per questa giornata, quindi potrete sostanzialmente fare quello che vi aggrada. Non avete grandi lavori arretrati, che vi bloccheranno, se vorrete fare una pausa in più. Ad ogni modo, sarebbe meglio organizzarsi anche per le prossime giornate, nelle quali troverete qualche ostacolo in più, per via di questioni burocratiche male affrontate in passato. Potreste portarvi avanti anche in questo. Marte e Mercurio, i vostri dirimpettai, continuano a manifestarvi ostilità parlandovi di lavoro, di salute, di contagi, insomma mettendovi in allarme. A dar loro manforte la luna sempre esagerata in Sagittario, segno di quadratura rispetto al vostro. Aggiungeteci anche Saturno e Giove che, imbronciati in dodicesima casa, non possono o non vogliono darvi una mano, mentre Venere, l'unica che pur dal segno opposto vi riservava qualche gentilezza, oggi scivola in bilancia, in pratica nel mondo dei vostri sogni. Che fare? Dormiteci su. Amore ed Eros, da reale l'amore si fa fantasmatico, la persona a cui avete tanto pensato e su cui avete fatto tanti bei progetti vi saluta con un sorriso e un abbraccio, finita la vacanza si torna alla vita di sempre, ai ritmi di sempre, alle storie di sempre. Richiami dalla famiglia che telefona per sapere quando rientrerete a casa, evidentemente c'è qualcosa da mettere a punto e occorre anche la vostra presenza, ma probabilmente da questo orecchio non ci volete ancora sentire. Delusioni da un amico che vi ha promesso mari e monti defilandosi poi sul più bello lasciandovi con un palmo di naso. Giornata all'insegna del buon umore. Nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non frequentate da tempo. Seguendo poche semplici regole, il lato sentimentale migliorerà. C'è desiderio di quiete, di esclusivismo, di intimità nella vostra coppia. Forse gli ultimi giorni si sono caratterizzati per essere stati in compagnie un po' allegre e caotiche, tali da disturbare l'armonia complessiva del rapporto. Proprio per evitarvi inutili interferenze e elementi di intralcio esterno, tendete oggi a rintanarvi con la vostra dolce metà. Saturno e Plutone benefici, vi donano una serata in magica sintonia con il vostro amore. Lavoro e denaro, se per lavoro vi tocca muovervi in qualità di autotrasportatori, piloti, autisti, oggi fate molta attenzione, le strade sono un delirio. Aggiungeteci il caldo, i colpi di sonno, le code e avrete la misura esatta delle difficoltà di questo martedì. Per qualcuno già giornata di rientri. Fluttuazioni sul lavoro per chi è già in pista, rifiuto categorico di pensarci per chi se la sta scialando in vacanza e non vuole altri pensieri se non l'ora della nuotata o la meta del prossimo itinerario o ancora l'orario di chiusura del museo che volete assolutamente visitare. Molto probabile, visti i chiari di luna, che ci arriverete troppo tardi. Una giornata piena, impegnati fino a tardi, ma soddisfatti del lavoro compiuto. E le soddisfazioni economiche sono a portata di mano. Vi incoraggia il pensiero che il vostro gruzzoletto si va rimpolpando. Un segno super creativo, fantasioso come il vostro non può non lasciarsi tentare dagli estri che la gastronomia propone. Siete bravissimi a cucinare ogni genere di pietanza, dai dolci ai primi, dagli antipasti agli arrosti. Benessere, chiamatelo pure malessere, tra stati infiammatori e starnuti che subito vi metteranno in allarme. E poi fegato ingrossato e digestione laboriosa, stanchezza e, ciliegina sulla torta, mal di piedi per chi insiste a scarpinare con calzature sbagliate. Ricordate che in fatto di piedi, chi più spende, meno spende. E soprattutto meno soffre. Questa è una buona giornata per te nelle tue relazioni intime. Oggi sentirai tutta la sicurezza di cui hai bisogno, mentre allo stesso tempo concederai spazio alle persone accanto a te. Per lei, mal di testa di natura digestiva, a Ferragosto si tende a esagerare e voi, con la scusa di una ferita di cuore da consolare, anche più degli altri,
risultato, malessere, e sulla bilancia almeno un chilo in più. Per lui, filosofiche considerazioni, ma così filosofiche che preferite tenerle per voi, quasi automatico che non saranno capite. Anzi, potrebbero divenire motivo di discordia, bocca cucita, pace garantita. Colore delle emozioni, bianco panna. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.